E siamo di nuovo qui con l'oroscopo che va dal 26 settembre al 2 ottobre. Oroscopini, siete in ascolto? Soprattutto guardate, però potete essere anche in ascolto sulla radio, perché ovviamente questa mattina io sarò, lo sapete benissimo, a Radio Icosport, dalle 12 alle 13, con buone nuove sul gossip e su tutto quanto fa spettacolando. Ma andiamo all'oroscopo. Oroscopando, abbiamo detto, dal 26 settembre al 2 ottobre. Cominciamo subito. Ariete, avete un'energia sessuale da vendere. Venere è ancora in posizione ottimale per voi e non la finirete mai di fare acrobazie erotiche con il vostro partner di sempre o con situazioni occasionali che vi si presentano all'improvviso. State attenti alle possibili gravidanze che si presentano quando meno ve lo aspettate. Questa settimana avete 4 S. Siete un grande spettacolo. Toro, avete una Venere nervosetta questa settimana che vi rende freddi nei confronti del partner. Cercate di venire incontro a chiamate, non potete pretendere coccole se incalzate continuamente il partner con polemiche sterili per il gusto di contraddire e di rendergli la vita difficile. Potete comunque rendere la vita sessuale più elettrizzante se fate pace. 3S questa settimana. Andiamo al Gemelli. Venere in questo periodo è per voi lussuria e passione e si veste di viola. Quindi avrete dei momenti assolutamente vantaggiosi in amore nel weekend. E appunto nel weekend potete fare strike. Dovete solo stare attento o attenta, se siete in coppia, a consolidare un'unione che sembrava senza soluzione dopo anni di stallo. 4S. Andiamo al segno del Cancro, il sensibile Cancro. Avete il Sole e Giove dissonante in questo periodo, ma Venere alimenta la sensualità e diventate carezzevoli per la vostra dolce metà. Siate premurosi e coccolosi e l'amore trionferà nonostante il passato dissonante. Per chi è da solo o da sola ci potrà essere un incontro al fulmicotone, un'attrazione fatale. 4S questa settimana. Andiamo al segno del Leone, c'est moi. Venere non sarà splendida, ahimè, e splendente come sempre. Potresti in questa settimana andare in crisi con il tuo rapporto di coppia e mettere a rischio una relazione di lunga durata. Non vi farete scoraggiare però e nonostante il momento poco fortunato in amore, ripartirete alla carica. 3S questa settimana. Andiamo al segno della Vergine. La Vergine, con l'ingresso di Venere in Scorpione, stuzzica l'appetito, quindi andrete alla grande e voi siete presi dalla testa e dal cuore della persona che vi sta vicino e vi piace lo stile elegante della relazione, non tanto l'eroticità dell'incontro. Potreste godere di un passaggio favorevole che durerà un bel po' nella vostra vita. Siete in una botte di ferro nei sentimenti. 4S. Bilancia. Amore alle stelle con Venere alleata, andrete a fare un bel weekend con il vostro lui e lei e potrete godere delle gioie dell'amore e del sesso. La natura in questo caso vi risveglierà gli istinti primordiali. A contatto con la persona del cuore è possibile ritrovare l'ardore di un tempo. 4S. Scorpione, avrete un magnetismo che vi farà riscontrare successi a iosa in amore. Inoltre farete presa sul partner, è un periodo ottimale per rinnovarvi e per cambiare in meglio la vita a due. Farete centro in ogni cosa che riguarda l'amore, sia nei sentimenti ovviamente che sul lato erotico, dove non avete rivale se state nel periodo giusto. Risanerete un rapporto in crisi e lo ricucirete a dovere perché la vostra gelosia aveva fatto dei seri danni. 5S questa settimana. Andiamo al Sagittario. Sagittario con Venere in questo periodo è pronta a sostenervi, anche se dovete stare attenti o attente alla vostra gelosia o al troppo controllo che avete sulla vita del partner. Se la tua dolce metà è irritata dal tuo modo di fare possessivo, potrete farvi perdonare con una sessualità dirompente che in questo periodo è il tuo punto di forza nel farti desiderare e amare più che mai. 4S. Capricorno.
Sarete affidabili nei riguardi della dolce metà, anche se avete una gelosia ai massimi livelli. State attenti o attente ai vostri atteggiamenti antipatici che potrebbero mettere in pericolo il rapporto. Insomma, non tirate troppo la corda con chi ti ama, altrimenti non ci saranno più scuse per risanare un rapporto a cui tenete. 3S. Acquario. Avrete l'esigenza di vivere i sentimenti in maniera diversa, chiedete delle certezze, volete fare dei progetti con chi amate, perché il cuore ha bisogno di un porto tranquillo dove le attenzioni hanno un ruolo decisivo. Questo però potrebbe dar luogo a polemiche e recriminazioni se il tuo ménage attuale non assomiglia lontanamente a quello che desideri. 3S. Andiamo al segno dei pesci, ultimo segno zodiacale. C'è una Venere splendida in questo periodo che vi fa sedurre chiunque. Il magnetismo che avete non lascia scampo a chi vi incontra, soprattutto se viene da un'altra città. Insomma, i vostri ormoni sono alle stelle, anche se sarete attratti dalla classe e dall'eleganza da chi vi viene a tiro. 5S, e diciamo che va più che bene. Oroscopando, questa settimana finisce qui. Ovviamente, che cosa posso inventarmi in questo momento per rendere la cosa più piacevole? A una canzone la posso fare. Voglio amarvi così, perdutamente, ogni giorno così, sempre di più. Oroscopini, vi amo. Ciao. E seguite Spettacolando TV e anche Spettacolando in Radio, lunedì, ogni lunedì dalle 12 alle 13. Anzi, devo andare via, vi saluto perché sono già in ritardo. Ciao ciao!